E rieccoci qua su Dragon Ball Z Kakarot. Dunque, l'episodio scorso, vabbè, abbiamo conosciuto, si può dire conosciuto tra virgolette, visto che non so chi non lo conosca, Goku e la sua famiglia. Abbiamo visto un incontro, si è visto e fatto un incontro ricordo tra piccolo, comunque Junior, per chi insomma è abituato come me a sentire i nomi italiani. Junior e Goku, quando Junior era ancora cattivo, ovviamente. E poi niente, abbiamo pescato, insomma, ci hanno introdotto un po' di nozioni, si può dire base, ma troppa roba. Vedremo col tempo. E ora stiamo andando dal maestro Muten, ovviamente, per far conoscere Gohan a lui. Ok, siamo durante la saga dei Saiyan, quindi proprio もうすぐ、l'inizio. ご天道様のうちだぞ。みんなえ元こ気にこしてっかな。カメハウス。No, stavo leggendo. L'adattatore della squadra. Lottatore della squadra della tartaruga Krillin, quello che si dice muore sempre. Geniale inventrice Bulma. Goku! Ciao. Ora! Nani sono co? Ma chi è questo piccoletto, Ora eh? no koda. Lui è mio figlio. Cosa? Goku no ko. Tuo figlio? So de o. Cioè, En ka? è strano, eh? Sì. Piacere Konnichiwa. di conoscervi. Konnichiwa. Oh, piacere mio. Son Gohan chun da. Si chiama Gohan. Son Gohan. So ka. Shinda ji-san no namae o tsuketa no ka. Eremita della tartaruga, maestro Muten. Gohan, quindi gli hai dato il nome di tuo nonno, Ah, いい名前だろ。eh? Già, gli sta bene, non trovate? Eh sì, è vero che suo nonno si chiamava Gohan. Gnognone, che okay, è passato molto tempo l'ultima volta, non ho letto. Vabbè, è passato molto tempo, è l'ultima volta che sono incontrati, ok. Fammi vedere in giro. Scusa, i comandi, fatemi vedere un attimo perché. Sistema. Opzioni. Comandi. Ah, no, questi sono i comandi della tastiera, però. mi fa vedere quelli. Vabbè. Ma no, era apparso, mi ricordo. Era tipo Y per volare, ma non みんなにvoliamo.挨拶しに行かねえとな。A meno che siamo ancora durante la fase iniziale. Oh. Ah, sì. Goku e Bulma aiutano una tartaruga marina smarrita a tornare verso il mare. In segno di gratitudine, la tartaruga presenta loro il maestro Muten, il celebre eremita della tartaruga. Maestro Muten li ricompensa donando a Goku la nuvola d'oro e a Bulma la sfera del drago che porta legata al collo. Vedi? Ah, vedi? Esamina, parla, salto, scatto. Cambia mappa, cerca aura e navigazione. Sì, però il Minami ai volo. sazzini canetona. Io mi ricordo che era apparso scritto, ma forse come stavo dicendo, magari siamo ancora nella fase iniziale. Vediamo. Chi è cresciuto da un bambino davvero educato? Ancora non riesco a capacitarmi del fatto che tu abbia un figlio, Goku. Sì, è davvero il ritratto di suo padre. Sì, questa è la Kame House. Qui si trova ogni genere di persona. Sono un po' nervoso. Aspetta, che qua dentro ho visto. È una sfera viola. Testo sacro di arti marziali. A questo possiamo usarlo, credo, nella comunità, vero? E di bonus. Boh. Non saprei. Ah, ecco qua, doni. Sì, ce l'ho fatta. No. Sì. Ok. Va bene. Possiamo tornare al gioco. E qua un altro ricordo. Alla fine della prima serie sono questi ricordi. Per iniziare a addestrare Goku e Krillin, il maestro Mute ordina loro di portargli una bella ragazza. I due incontrano una ragazza di nome Lunch, che è in fuga dalla polizia, e decidono di condurla alla Kame House. Il maestro Muten è molto soddisfatto di Lunch, ma appena la fanciulla indossa l'uniforme,
della scuola della tartaruga accade qualcosa di incredibile. Lance starnutisce e da gentile ed educata diventa sboccata e manesca, essi con i capelli biondi. Uniforme della scuola. Tashika kore kame sennin no jichan ga mottete yo na. Ah, questo è l'uniforme che il maestro aveva fatto indossare a me, Krillin e Lance. Non mi ricordo in italiano come. Nuova recluta della squadra tartaruga, altre due persone. Vabbè. Ma è un dono, quindi quello che abbiamo trovato. Fa vedere. Ho fatto così. Fatto così. No. No. Vabbè. Ok. Va bene, qua non c'è nient'altro. Oh, madonna. E dentro la casa non si poteva scattare. Poi invece sì. Parliamo con Krillin. Goku, umae saikin shugyou shiteru ka? Goku, ti stai allenando ultimamente? Sore ga sa, ammari shugyou bakka shiteto chichi ni okorare chiman da. Non tanto quanto vorrei. Kiki si arrabbia molto, molto se passo troppo tempo ad allenarmi. Sokka! Dizza, ore mo sappari nan da yo na. Capisco, anch'io ho un po' battuto la fiacca. Piccolo no yatsu o taoshite, heiwa ni natta kara na. Dopo la sconfitta di Piccolo, sembra che la pace sia tornata. Oi, onushi tachi, nani o hanashite oru nja? Ehi, voi due che state confabulando? Ie, boku tachi nani mo. Niente. Oh, tekkiri saikin wa shugyou o sabotteru mitai na hanashi demo shite oru no ka to omotta ga no. Giurerei di avervi sentito dire che entrambi avete trascurato gli allenamenti. Yappa, jichan ni kanane na. Che udito infallibile, maestro, era qua vicino, insomma. Nani mo tokubetsu na shugyou o sezu tomo kibi ga shugyou ja. Onushi ra wa wasuretoru yō ja na. Dovete ricordarvi che l'allenamento è un'attività da fare tutti i giorni, non solo quando avete tempo. Yoku ugoki, yoku manabi, yoku asobi, yoku tabete, yoku yasubu. Kore ga kame-sen ryū no shigyō jatta rō ga. Dovete muovervi, imparare, giocare, mangiare e riposare ogni singolo giorno. Questo è il metodo della scuola della tartaruga. Si può tutto mangiare. Kaesu kotoba mo gozaimasen. Non ha tutti i torti. Yoshi, onushi ra niwa hibi ga shigyō da ということ o wasuren yō ni. Kono kadai o sazukeyō ka no? Per evitare che dimentichiate ancora di allenarvi, ho preparato una piccola sfida per voi. È sbloccato il manuale d'addestramento della scuola della tartaruga. Shugyō o tassei shitara washi no tokoro ni hōkoku ni kuru nja zo. Tornate da me quando avrete finito. Wakatte o jichan. Il signor maestro Muten. Hai, Muten Roshi-sama. Ok. Sate to, washi wa itsumo no otanoshimi yo. E ora posso tornare al mio passatempo preferito, cioè guardare le signorine. Allora, emblema, anima va bene. È tenuto il maestro Muten, leader della comunità degli adulti. È sbloccato, no? Che comunità, vabbè. Ok, in questa comunità puoi attivare abilità che ti aiutano a guadagnare più zeni. Concentrati su questa comunità se vuoi riempirti le tasche. Ah, ok, va bene. Ah, la tartaruga. Aggiungi una colonna blu sul campo, parla con i personaggi che hanno un'icona blu sopra la testa per avviare una storia secondaria. Ah, completandolo otterrai esperienza, oggetti preziosi e o emblemi anima. Ricorda che alcune storie secondarie possono essere completate solo in determinati momenti, quindi affrontale ogni volta che puoi. Storie secondarie possono essere completate solo con determinati personaggi. Se hai problemi a completarne una, leggi bene gli indizi e cambia personaggio. Ah, si possono... cioè, cambiare proprio... cioè, non siamo quindi se non... possiamo essere quindi sempre Goku, volendo. Sì, sì, quindi la tartaruga... che problemi ha? Tu! Tartaruga della Kame House. Ehi, che succede? Che ti succede? Sembri distrutto. Cosa non va? Stai nascondendo qualcosa? Anno. Ah, beh, ecco. Curia! Ah, mi ha di nuovo nascosto il libro. Uah. È la voce del maestro Muten. Non so di cosa stia parlando. Perso un libro. Ah, ok. Andato. Oh, Goku, hai visto quell'animale insolente? Us! Parli di
Tartamarina è appena scappato via. Non io. Tartamarina lo chiami ancora così? Sai che non è il suo nome, vero? Ma questo non è importante. Che mi dici del mio libro? Quella peste l'ha nascosto da qualche parte. Che tipo di libro è? È davvero così speciale? Sì. Certo che sì, è il mio tesoro più prezioso. Senza di quello io... Allora, Tartaruga ha nascosto il libro del maestro Muten. Deve essere qui da qualche parte. Aiutare il maestro Muten a trovare il suo libro, sì. Chissà di cosa stiamo parlando. Beh, se è davvero così importante, ti darò una mano a cercarlo. Oh. Davvero, è molto gentile da parte tua, Goku. Allora, che tipo di libro è? Catalogo di costumi. Sì. Non sei cambiato di una virgola, vero, maestro? Io vado a cercare di sopra, tu pensa all'esterno. Certo. Ok. Allora, ma all'esterno nel senso che posso trovarlo anche così, magari imboscato. No, dai, parliamo. Parla con le persone, cerca di scoprire altro sul catalogo usando Goku. Nani? Libro di quel vecchio maniaco, che vuoi che ne sappia? Beh, allora sai dove posso trovare la Tartamarina? E cerchi la tartaruga, l'ho visto dirigersi dietro alla casa. Ah, ma non c'era prima. Ah, adesso c'è, ok. Quindi devo andare per step. Us. E la Tartamarina, allora, dove è nascosto il libro del maestro Mute? Goku, mi chiamo Tartaruga, ci conosciamo da anni. Scusa, ma non posso dirti dov'è quel libro. Maestro Mute non fa altro che leggerlo, deve imparare a controllarsi. Quindi è meglio che rimanga sepolto per un po'. Sepolto? Quindi l'è sotterrato da qualche parte. Sì, in effetti. Sei un po' tradita. Quindi... Vabbè, se ci viene indicato così... Sembra che questa terra sia stata smossa, vuoi controllare sì? Sembra che sia sotterrato qui da qualche parte. Devo iniziare a scavare. Eccolo qui. Hai trovato il catalogo di costumi. Vabbè, non è stata una missione difficilissima. Ehi, maestro Mute, ho trovato il tuo libro. Oh, l'hai trovato, Goku, sei il migliore. Hai consegnato il necessario. Sapevo di aver fatto bene a prenderti come mio allievo. La prossima volta che ho la tartaruga dispettosa lo nasconderà, ti chiamerò subito. Vabbè, l'isola non è grandissima, voglio dire. Vabbè. Una missione... giusto per iniziare un po' così. Spero ci siano missioni più complesse, secondarie, ok. Va bene. Allora, io direi di parlare con Bulma. No, parla ancora con Krillin. No, con Krillin. No. Ehi, Goku, a proposito di quello che ha detto il maestro Muten, anche tu pensi che l'allenamento sia molto importante, vero? Non voglio perdere tutta la forza che ho accumulato, quindi sto pensando di ricominciare a fare sul serio. Quindi stai dicendo che vorresti combattere con me? Con te un'altra volta, magari, ma no, dai. Adesso mi concentrerò sull'allenamento mentale simulato. Allenamento mentale simulato. Ah, intendi quello che si fa meditando. Provaci quando hai del tempo. Hai ricevuto una medaglia D da Krillin. Cos'è questa? Ah, diciamo che è un ricordo del nostro allenamento. Oh, va bene. La cosa migliore dell'allenamento mentale simulato è che puoi farlo ovunque. Persino su questa spiaggia. Va bene, ci proverò. Cioè, praticamente ci scontriamo con Krillin rivivendo un ricordo, capito? Hai sbloccato campo d'allenamento. Ok, vediamo. Elenco attacchi speciali. Livello consigliato 2, raffica energetica. Una raffica di colpi dell'aura controllati manualmente che inseguono il nemico. Può essere usata contro più avversari. Cos'è la ricompensa? Proviamo. Vuoi provare ad appendere? Sì. Vediamo. Ok,
sì, allora sconfiggi Krilin. Fa un attimo che mi devo ricordare. Non l'ho preso. Basta, basta. Passo schivata. Sì, questo l'ho visto. Per schivare un attacco premi A subito prima che il colpo vada a segno. Il tuo personaggio sparirà brevemente e apparirà senza un graffio. Il tuo avversario inizierà a muoversi al rallentatore. Vabbè, l'occasione perfetta per passare al contrattacco. Inoltre, schivare un attacco riempirà il tuo indicatore di tensione. Questa tecnica ti aiuterà in attacco, in difesa e persino durante il movimento. Quindi padroneggerà in fretta. Adesso però mi ha preso. Ok. Ah, ok, ah, ok, così. Non so cosa ho fatto, ma. Agirà un attimo, ok. Ah, così però, giustamente, consumiamo aura. Così, oh, ok. Ma perché vengo colpito io? Aspetta. Devo provare a... Aia. Non mi vedo più. Aspetta. Ok. Volevo provare. Ah, era così. Vabbè, sì. Fare una specie di combo, se ci riesco, Vabbè, no, non mi è venuta. Vabbè. Vabbè, allora. Questo mi... prende se non ho fatto in tempo. Ma se la fa anche lui la faccio anch'io, Guarda che sta arrivando. Ci mette un po'. Ma no, ma che sfiga. Ah, quindi. Ok. Vabbè, intanto un po' lo stiamo comunque colpendo. Ok. Ok, adesso l'ho preso. Aspetta. Ah, ok. Ok, ce l'ho fatta. Fare sasso carta forbice. Ok. Ha preso raffica energetica. Va bene. Per ora basta con l'allenamento. Credo che parlerò con gli altri ancora un po'. Ma quindi per equipaggiarla. Scusa, personaggi. Vediamo. Griglia attacchi speciali. Raffica energetica. Ma ne abbiamo anche altri. Attacco meteoritico. Lanci nemici a terra infliggendo gravi danni, spezza guardia. Ma io guarda. Colpo al colpo. Aspetta. Ma sì, dai, mettiamo raffica energetica. Abilità di supporto. Camera, colpo a colpo. Vabbè. Non lo so. Va bene. Ok. Allora, parliamo con Krilin. Na, Goku. Kono ko mo omae mitai ni tsuyoi no ka? Ti assomiglia molto, ma è anche forte come te. Kanari no chikara motteru to omou nda kendo sa. Chichi no yatsu, ora ga gohan o kitete yarou to suru to okonda. Credo che abbia una grande forza, ma se parlo di allenamenti, chi si arrabbia? Vuoi proseguire la storia? Sì. Radish, ovviamente. Ah sì, la scena con il fattore. Insecchi già l'uso.
やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。Ah, siamo piccolo adesso? Sì. Volo accelerato. Premi mentre voli per accelerare, sfrecciare la tua velocità. L'accelerazione consuma aura, quindi tieni d'occhio il tuo indicatore. La tua aura si ripristina automaticamente quando smetti di accelerare. Prima ho premuto LB sul campo in volo, puoi percepire l'aura di animali, piante e altri esseri viventi nelle vicinanze. Usa questa funzione per trovare oggetti, animali da cacciare, dinosauri, oggetti chiave, campi di allenamento e altro. È un ottimo modo per individuare facilmente elementi lontani o oggetti specifici, quindi usalo più che puoi. Mentre ti muovi sul campo, premi LB per cercare aure nei dintorni e localizzare i nemici, scoprendo quanti sono e in che direzione si muovono. Blu, nemici più deboli di te. Gialla, nemici con potenza pari alla tua. Rossa, nemici più forti di te. Usa LT per passare a visuale in prima persona. Da qui premi X per scagliare un colpo dell'aura o tieni premuto per usare un colpo dell'aura caricato. Se colpisci un animale con un colpo dell'aura, lo stordirai rendendolo più facile da catturare. Puoi anche colpire il terreno o altri ostacoli per ottenere materiali. Prova a colpire vari oggetti sul campo. In ogni area ti trovi delle particolari correnti ventose. Trovi delle particolari correnti ventose chiamate aerovie. Attraversarle è un ottimo modo per ottenere sfere Z. Quando ti avvicini all'ingresso, qualsiasi altro punto di un'aerovia e lo tocchi, verrai automaticamente trasportato al suo interno dal vento. Puoi scendere un'aerovia usando il volo accelerato, ma non puoi entrarci mentre lo usi. Esistono delle rare aerovie che appaiono solo in determinate condizioni. Contengono più sfere Z rispetto alle normali aerovie, ma anche più tipi rari di sfere Z e di oggetti. Queste aerovie fantasma scompaiono quando lasci un'area, quindi sfruttale subito quando le trovi. Va bene, fammi però vedere una... No! Oddio. Ok, aspetta. Sì. No, non è Goku. Ok... Questo avevamo già visto, e lì sono per sfere. Okay. Sì. No, per... Aspetta. Ah, ok. E sta in volo. Va bene. Ok. No. Non so, si vede che, come avevo detto anche... Code Vein, sti giapponesi... Ti mettono un sacco di informazioni all'inizio, non ci capisce una mazza. Deve un attimo farci una mano. Ma quello chi è? Ma che vuole questo? Ma chi è? Scusi, aspetta. Aspetta, onda esplosiva. Vabbè, l'ho già battuto. Ok. Mi fai... Ah no, che okay, si ricarica da solo, vero che l'aveva detto. Vabbè che io devo andare... di qua. In su, giù... Qualcuno mi ha... E per lasciare l'area... Che vogliono sti robot? Non so.
Eccomi qua. Nanda, kono pawa wa? Chi. Kakarotto ja nai. Non è Kakarot. Nani mono da, kisama? Chi diavolo sei? Omae nado ni you wa nai. Non ho tempo da perdere con te. Kakarotto to omotte kite miri wa. Koizu Namek seijin ka? Ehi, ma quello non è un Namekiano. Cosa ci fa su questo pianeta? Allora, perché sei qui? Vuoi forse morire? Sei coraggioso, mi piace. Sentoryoku 322. L'indice della forza è 322, non me l'aspettavo. Dega, shosen ore no teki dewa nai. Ma non sei certo un degno avversario. Kisama, ore o nameru na yo. Tu come osi sto aiutarmi? Skushi wa tanoshimasete kureru nda ro na. Aspetta, io tutte le volte mi devo... Così, ok. Poi... No, non è che... Madonna. Parata, puoi riparti gli attacchi tenendo tutto LT, anche se stai già subendo danni. Puoi riparti per cercare di minimizzarli. Tuttavia, se resti imparata troppo a lungo, questa verrà spezzata e rimarrai senza difese per un certo periodo. Per evitare questa situazione, alterna parate e schivate mentre ti difendi in battaglia. Così, non so perché mi viene da premere il grilletto. No. Aspetta, la parata, esplosioni. Premi X mentre stai parando per sbalzare via l'avversario. Questa tricca viene chiamata esplosione, può annullare l'attacco del tuo avversario, quindi è una perfetta manovra evasiva da usare in momenti di difficoltà. Premi A mentre stai parando un attacco per spostarti alle spalle dell'avversario e sbalzarlo via. Questa tecnica si chiama attacco evanescente, richiede molta aura. Ma è un ottimo modo per iniziare un contrattacco. Tieni sotto pressione il tuo avversario usando esplosioni in corpo a corpo, attacchi evanescenti a distanza. Se non ne ho di aura, aura praticamente. Ora sì. Allora, così, così, aspetta. Non so cosa fa. Io sto ancora cercando di leggere le... Ah, raffiche energetiche, quella forse quella che sto facendo. Durante questo attacco speciale puoi usare per minare l'avversario e sferrare numerosi colpi dell'aura. Se lo colpisci infliggerai danni aggiuntivi. Questo tipo di attacco ha due varianti: una che ti permette di scagliare più colpi mentre muovi il cursore e una con cui puoi agganciare un bersaglio e attaccarlo. La seconda è praticamente utile se serve precisione o se il tuo bersaglio è piccolo e difficile da colpire. Vabbè. Ah, vabbè. Sì, l'ho preso. Vabbè. Sono raffiche automatiche, quindi va bene. Ok, così lo sbalzo via. Sì, ma. Spero di ricordarmi. Okay. No, non levo. No, non l'ho preso. Ok, fammi ricaricare. No, onda esplosiva. Ok. Poi a onda ripetizione. Ok. Vai via. Sattima da noi sei a dusta. No, guarda. Una tiara. Cavolo, sì. Sto per... Aspetta, sono in modalità... Ok. No. Basta. Sì, lo sto prendendo. Poi... Ah, mizza, ho tolto tantissimo questa mossa. Ma ce l'ha dato addirittura S. Vabbè. Sono tedo ka. Tutto qui? No. Ok.
cosa. 今度は俺の番かな? È già il mio turno. È già il mio turno? Ti farò vedere cos'è la vera forza. Levo un altro grande potere. Stavolta è sicuramente Kakarot. E se ne va, è vero. Possibile. Che diavolo era? Dove sta andando? Misterioso essere stato di una coda come quella di Goku arriva dallo spazio con una strana navicella. Appena atterrato, è sfida piccolo, ok. Sei cresciuto, Kakarot, ma ti ho riconosciuto. Somigli molto a nostro padre. Cosa? Kakarot, kono hoshi no arisama wa nanda? Jinrui o shimessu saseru koto ga kisama no shimei datta hazu da. Kakarot, devi darmi una spiegazione. La tua missione non era annientare gli esseri umani? Imamade nani o asondei ta? Cosa hai fatto finora? Ome itte dari da? Nani mon nanda? Tu chi sei? E chi è questo Kakarot di cui parli? Nani mo kamo wasurete shimatta to wa yakkai na yaro da. Ii daro. Omoi dasasete yaru. Prendi in giro, non ti ricordi più niente? Allora lascia che ti rinfreschi la memoria. Tu non sei uno sporco terrestre. Tu sei nato sul pianeta Vegeta, fai parte di una fiera e valorosa stirpe di guerrieri, i Saiyan. Tuo fratello maggiore Radish. Non può essere vero, stai mentendo. Molti anni fa sei stato mandato qui per ripulire questo patetico pianeta. Noi Saiyan cerchiamo pianeti abitabili in lungo e in largo per l'universo e ne annientiamo gli abitanti. Per poi rivenderli al miglior offerente. I neonati deboli come te vengono mandati su pianeti di basso livello come questo. E fortunatamente anche questo pianeta ha una luna. E invece no. Se quello che dice è vero, allora questi Saiyan sono proprio terribili. Oi. Mi pare che la luna non c'è più, l'aveva distrutta. Piccolo, però. Nonde Saiyan nanda? La luna, che c'entra con questa faccenda? Non fare il finto tutto. Noi Saiyan mostriamo il meglio di noi stessi quando la luna è piena, dovresti saperlo. Ah, vedi, loro sì, lo sanno. Non so di cosa stai parlando. Poi, è una cosa, Krillin ha ragione, siete terribili. Ora, qui sono nato Son Goku da. Io sono Son Goku e sono cresciuto qui sulla Terra. Vattene via immediatamente. Purtroppo non andrà così. Pianeta Vegeta è stato distrutto. Riesco mai a capire quando hanno finito. Pianeta Vegeta è stato distrutto da un meteorite. La maggior parte dei Saiyan è scomparsa. Nokotta Saiyajin wa omae o fukumetemo tatta no 4 nin shika inai no da. Ora esistono solo 4 Saiyan, compreso te. Sui kono mae hijou ni takane de oresou na ii hoshi ga mitsukatte na. Tempo fa abbiamo trovato un pianeta che potremmo rivendere ad altissimo prezzo. Soko o semetai no da ga 3 nin de wa kusen shisou nan da.
Stavo pensando di attaccarlo, ma in tre sarebbe stata dura. Soko de omoidashita no ga Kakarotto. Omae no koto da. Poi mi sei tornato in mente tu, Kakarot. Omae ga sannin ni kuwawatte kureba nan to ka naru. Se ti unisci a noi lo conquisteremo in un attimo. Me o samase Kakarotto. Tanoshii zo. Saiyajin no chi ga sawagan ka. Svegliati, Kakarot, so che ti piacerà. Se anche in te non freme già l'eccitazione. Haka ittero. Sonna koto ora shindatte te kasumon ka. Smetti, non sperare che ti dia una mano per una cosa del genere. Naruhodo na. Dewa. Come vuoi. Ushiro no shippo ga haeta gaki wa omae no ko daro? Sono musuko o kashite morau to suru ka. Quel moccioso con la coda dietro di te è tuo figlio, giusto? Credo che allora prenderò lui. Soreijo chikayotte miro. Buttumasu. Indietro, non avvicinarti di più o ti stendo. Yareru mon nara yatte miru ga ii. Davvero, avanti, provaci se ci riesci. Gohan wa zettei watasane. Non porterai via Gon. No. Nan da kozo. Aspetta. Dou shita? Ujikezuita ka? Ah, se te trasportato ma l'ho preso uguale. No, vieni qui. Aspetta. Non so come ho fatto. Mitsuga? Non siamo in questa modalità. Molto forti diventiamo. ブルマ、 ドラゴンレーダー持ってか? そうか! ゴハン君の帽子のてっぺんの飾り ドラゴンボールだったわね! よし! 行くぞ! 一か八かだ! お前一人では無理だ! ピッコロ! 貴様でもこの俺でも まともに太刀打ちできる相手ではない! だが 俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。 奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。剣道二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。 Vabbè, ma...
Sicuramente, vedi dettaglio, eh. Okay. Ah, fa tempo, combo, danni subiti. Vabbè. Ma sicuramente, come vi ho già detto all'inizio, per giochi del genere io ho un po' di ricompense. Quando combatto, non aspettatevi combo della Madonna o altre cose simili, perché non riuscirei a memorizzarle tutte, perciò premo un po' di tasti così e basta. Ecco. Bene, andiamo. Aspetta, Goku, tieni. Hai ricevuto qualcosa? Vita Drink. Cos'è? Una bevanda ricostituente ad azione rapida. Se trovi nei guai, bevine un sorso per riprenderti. Prova a inserire un oggetto curativo nella tua griglia oggetti. Inseriamo questo. Com'è possibile utilizzare? Ah, registra in griglia. Così. Conferma. Va bene? Ok, sì. Però non posso usarlo. Thank you. Fantastico, grazie Bulma. Ehi, non morirmi davanti. Oi. Basta così, andiamo. Sì. Trovare no gohan o sque. È un'improbabile coppia, almeno all'inizio, visto che erano nemici. Personaggio di supporto. Dopo aver raggiunto un certo punto della storia, inizierà a viaggiare e combattere insieme ad altri personaggi. Questi personaggi di supporto ti assisteranno in molti modi durante gli scontri, quindi ricordati di chiedere il loro aiuto. In battaglia puoi far eseguire un assist attacco speciale a un personaggio di supporto tenendo premuto RB. Per aprire la griglia assist e poi premendo B, A, X o Y per attivare l'attacco assegnato. Dopo averlo fatto, l'icona del personaggio di supporto si oscurerà e dovrà aspettare del tempo prima di poter sfruttare di nuovo il suo aiuto. Usare un assist attacco speciale impiega l'indicatore di supporto del relativo personaggio. Sì, hanno ripreso un po' quello che, beh, alla fine gli sviluppatori sono gli stessi. Accadeva anche in Naruto, però in Naruto era molto più semplice la cosa. Con l'indicatore di supporto di un personaggio pieno a metà, quel personaggio eseguirà automaticamente un assist aiutandoti in attacco, difesa o in altri modi. Il tipo di assist usato dipende dal suo stile, esistono in tutto tre stili. Inoltre, più alto il livello di amicizia con quel personaggio, maggiore sarà la capienza del suo indicatore di supporto. Facendo doni ai personaggi di supporto, l'opzione comunità nella schermata emblemi anima, aumenterai l'amicizia con loro. I personaggi di supporto di tipo attacco hanno come priorità l'offensiva contro gli avversari. Inseguono i nemici che sbalzi via ed eseguono attacchi speciali in combinazione con i tuoi. I personaggi di supporto di tipo difesa ti aiutano intralciando gli attacchi degli avversari o bloccando i loro colpi dell'aura. I personaggi di supporto speciali ripristinano i tuoi punti PS, punti vita, saranno, della tua aura. C'è anche una piccola probabilità che inseguano gli avversari o blocchino i loro attacchi, rispettivamente come supporti di tipo attacco o difesa. Ora puoi aggiungere altre sfere. No, altre aree, scusate. Puoi spostarti in altre aree della mappa del mondo, accessibile spostandoti oltre il limite di un campo, volando in alto nel cielo premendo Y della mappa area. Ecco le informazioni disponibili nella mappa del mondo, materiali recuperabili, medaglie D. Recupera sfere del drago se presenti, storie secondarie disponibili. Ah, cioè, io posso seguire Radish, vai verso Villaggio Gohan, Lucca. quanti dei tigri? Isoe, Son Goku, Sì, ridete su ma. là. Aspetta, scusa. あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか？ああ、全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。Question? 何か戦いに備えて手がかりがあればと思ったんだがな。Boh, ma io ste sfere, o forse me l'han detto, ma non ho capito a che cavolo servono. Boh, vabbè. Comunque, ま、こりゃすげえ木の塊だ。devo andare dove? Cioè, devo cambiare area io? Aspetta, no, gruppo personaggi. No. Ah, ecco.
qui mi segna qualcosa. Qua mi segna qualcos'altro. Eh no, vedi, qua non c'è niente. Dobbiamo andare da un'altra parte. Vai alla mappa del mondo. Seleziona l'icona della mappa del mondo per spostarti in quell'area. Le destinazioni della storia principale sono indicate da colonne rosse, mentre la storia secondaria da colonne blu. Avanzando nella storia principale sbloccherai nuove aree da visitare. Selezionando un'icona sulla mappa del mondo vedrai le medaglie D che puoi ottenere in quell'area, sopra il nome dell'area nella parte sinistra dello schermo. Perdonate, telefonata, mi è arrivata una telefonata, ho dovuto rispondere. Allora, stavo dicendo, cioè volevo dire, questa è la mappa del mondo, ok. Villaggio Lucca, va bene, non sapevo neanche che si chiamava Lucca, questa zona, vabbè, comunque. Non ci fa vedere dove siamo, però fa niente. Ah, forse qua, questa sembra la Kame House. No, stavo dicendo che, quindi praticamente, scusa, qua c'è del cibo. Sì, però in una situazione del genere, d'emergenza, andare in giro per i fatti nostri, insomma, un po' strano. Vabbè, fa niente, no. Tanto volevo dire una cosa, no, che tipo, parlo per esperienza, perché l'anno scorso è capitato con Devil May Cry 5, no? Che i più hanno apprezzato la serie e mi ha fatto piacere, ma qualcuno si è lamentato. Mentre Devil May Cry 5 è un altro genere, però si è lamentato che io non facevo le combo, non facevo questo, non facevo quell'altro, che un boss potevo batterlo in molto meno tempo facendo appunto combo specifiche o attacchi specifici. Ecco, io ve lo dico qua, parlando di Dragon Ball, che assolutamente non c'entra nulla con Devil May Cry 5, ma comunque anche qua ci sono le combo, visto, si possono concatenare gli attacchi, eccetera. A me non interessa fare determinate cose, perlomeno cerco di imparare, ci provo, ci metterò molto, ve lo dico già. Però qua c'è qualcosa. Posso scendere. Ho preso un sacco di pesci energetici. Vabbè, buon per te. No, per scendere da sta nuvoletta mi fa scendere. Devo inseguire il bastardo che ha rapito Gohan. Vabbè. Questa roba, scusa. Ma dai. Bello. Ciao, stavo dicendo, ci metterò, vabbè, tanto a imparare, perché comunque le informazioni sono tante, ci vengono sbattute in faccia un po' così, ma in ogni caso il mio scopo non sarà diventare una bomba di combo eccetera. A me interessa la storia, vado avanti con la storia, e se per battere il nemico mi è sufficiente fare 5 Kamehameha, faccio 5 Kamehameha, per quanto magari non è bello vedere, non lo so, perché magari tra di voi ci sarà sicuramente quello che dirà perché non fai quella combo, dai, così è più bello anche vederti. Sì, carità, però cioè io faccio quello che posso, poi se non vi va bene, cioè, ci sono tanti altri canali che portano lo stesso gioco, voglio dire. Va bene, detto questo, ho scoperto un villaggio, però io non so come scendere da sta nuvoletta. Se si può scendere, perché non lo so. No, sto provando un po' di tasti a caso, ma non ci fa fare la capriola. Ma forse non possiamo, Possiamo, però non ho capito perché allora ci fa mettere tutto questo se non posso scendere dalla nuvola. Cioè, sì, questo l'abbiamo già visto. Ah, con giù, vedi l'obiettivo. Va bene. Ecco, vedi. Discesa, capriola, cerca, menu, cambia mappa, navigazione. Sì, però tieni premuto. Vabbè, no, aspetta, cambia mappa, menu principale, cerca, no, ma anche tipo prima, tipo la capriola non funzionava quando avevo provato a farla, quindi magari bisogna fare
cioè bisogna aspettare determinati momenti per esplorare bene la mappa, non so, comunque sia, dai, adesso vado avanti e mi sa che ci vediamo direttamente la mappa del mondo, ecco. Magari andiamo direttamente al villaggio di Lucca qua.